Questa seconda parte, che come vi anticipavo in apertura, ha una prospettiva, ovvero una prospettiva più teorica rispetto a quella relativa alla prima parte, però una prospettiva quella della prima parte che senza dubbio è stata di utilità proprio per capire quali sono poi effettivamente le problematiche che si pongono a livello pratico in ordine all'utilizzo di strumenti come quello della digitalizzazione. Questa prospettiva teorica ci viene offerta da illustri colleghi, illustri studiosi, che diciamo, daranno in una dimensione più diciamo, astratta, però assolutamente calibrata su quella che è l'attuale realtà, soprattutto normativa, una idea di quello che è lo stato attuale appunto della regolamentazione inerente ai vari ambiti che tocca in questo complesso fenomeno della digitalizzazione del patrimonio culturale. E il primo illustre studioso, collega, nonché amico, membro del comitato scientifico dell'Ogibac, a cui do la parola, è il professor Lorenzo Casini, professore di diritto amministrativo all'IMT di Lucca, soprattutto direi proprio forse quello più in grado di poterci dare un'idea di quelle che sono le prospettive secondo la prospettiva pubblicistica, in quanto consigliere giuridico del ministro dei beni culturali, dei beni delle attività culturali e del turismo. Quindi la parola a Lorenzo, con molto piacere. Grazie. Ma prima di trattare i pieni e i vuoti normativi, ovviamente, che sono a titolo del mio intervento, mi pare utile e necessario porre alcune premesse che sono il frutto della storia e dei caratteri della disciplina legislativa del patrimonio culturale, perché anticipo in parte le conclusioni. Molti dei problemi applicativi che incontriamo ancora oggi nella disciplina della riproduzione del patrimonio culturale derivano, discendono direttamente da problemi più ampi che appartengono alla storia, all'evoluzione della normativa in questo settore. Quindi, dopo queste premesse, mi soffermerò sui limiti e le opportunità che la disciplina della riproduzione del patrimonio culturale presenta, con particolare riferimento alla distinzione tra usi commerciali e usi non commerciali, che come vedremo è un punto di contatto tra le diverse discipline in questa materia. Prima di iniziare però fugo subito il dubbio sulla domanda che è alla base del mio intervento, cioè riprodurre i beni culturali, punto interrogativo. Allora, dall'intervento che abbiamo sentito prima di Alessandro De Chirico, in realtà no, perché costa troppo, quindi è meglio tenere tutto con me, ma scherzi a parte, la risposta in linea teorica comunque no, cioè se noi ragioniamo su quello che la scienza giuridica ha ricostruito in decenni di quello che è un bene culturale, il bene culturale è tale proprio perché irriproducibile. È un unicum, non può essere riprodotto, è questo che consente di vincolarlo e dichiararlo come bene culturale, però, e qui vediamo un punto chiave su cui torneremo, la caratteristica di questo bene è quello di essere un nesso inscindibile tra un supporto materiale e un valore immateriale che il supporto trasmette. Ed è proprio per diffondere questo valore che esiste la riproduzione dei beni culturali, perché consente di trasmettere, far conoscere, diffondere. Pensate alla foto del Colosseo, pensate al fatto, non mi stancherò mai di dirlo, che il picco di visitatori al Colosseo a Roma si ha dopo l'uscita del film Il Gladiatore di Ridley Scott, questo che ha determinato il picco di visitatori al Colosseo a Roma. E quindi è inevitabile che la riproduzione, quindi la risposta è no se ragioniamo in termini di riprodurre il bene culturale in quanto tale, ma se parliamo di riproduzione del valore, di diffusione del valore, ovviamente sì. E vediamo allora quali premesse porre. Allora, sarebbero moltissime, mi limito a indicarne tre. Allora, la prima riguarda il predominio della materialità e della coseità che caratterizza la disciplina dei beni culturali, del patrimonio culturale in Italia, rispetto a quello che è il valore immateriale o la dimensione immateriale del patrimonio culturale.
basta leggere le norme del codice, quelle sui calchi e sulla riproduzione di originali, per capire quanto retaggio di questa disciplina ancora c'è. È vero che non è priva di spunti anche di materialità, mi riferisco alla tutela del decoro, che è un concetto giuridico indeterminato e che, facciamo un esempio concreto, è stato chiamato in causa quando 3-4 anni fa comparve una pubblicità che usava il Davide di Michelangelo con un mitra, e quindi lì, oltre al tema dell'uso commerciale autorizzato o non autorizzato, c'era anche il tema del decoro, e cioè se era rispettoso del decoro di un'opera d'arte come Davide Michelangelo che fosse con un mitra in braccio, che era usato tra l'altro per una pubblicità di una società d'armi statunitense. Ma in ogni caso è evidente che questa normativa che abbiamo ancora oggi è pensata in termini materiali. Io mi limito a leggere una norma del 1913, sto parlando di un regolamento attuativo della legge Rosati del 1909, che è del 1913, ma vi dico che alcune disposizioni sono in vigore ancora oggi, non questa che vi leggerò, ma questa che vi leggerò è stata in vigore fino agli anni 90. È in massima proibito di trarre calchi dagli originali di sculture e opere di rilievo in genere, siano in marmo o in bronzo o in terracotta o in legno o in qualsiasi altra materia. Perché ve la leggo? Perché questo è l'esordio della parte sulla riproduzione. Quindi, come vedete, la preoccupazione del legislatore, in questo caso in atto delegato, era quella di impedire la riproduzione, perché l'impostazione era di una riproduzione fisica. Ora, il dato di per sé non stupisce, ma la cosa che sorprende è che se noi andiamo già alla legge 1089 del 39, della riproduzione sostanzialmente nulla si dice, se non riprodurre che è vietato di trarre calchi dalle originali di cose indicate all'articolo 1, che sono le cose di interesse storico artistico. Ma se prendiamo il codice dei beni culturali oggi, in quella che è la parte sulla riproduzione, dopo un laconico possono consentire la riproduzione, ritroviamo è di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi per contatto dalle originali di sculture, di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale che beni siano. E siamo nel 2004. Quindi gli esempi così ce ne sarebbero moltissimi, è evidente che qui c'è un, ahimè, ancora non adeguato aggiornamento della disciplina rispetto ad altre esigenze che richiameremo tra poco. Emerge anche però una preoccupazione che richiamerò alla fine, e che da queste disposizioni che sono incentrate sulla tutela, cioè la riproduzione è vista come una parte della tutela dei beni culturali, bisogna controllarla, bisogna limitarla, c'è anche il timore che si moltiplichino gli originali. Cioè il fatto che quindi possano aumentare opere che assomiglino troppo all'originale, quindi che si metta in discussione proprio quel principio di cui abbiamo detto prima, cioè dell'unicità del bene culturale appunto. Seconda premessa, qui dobbiamo richiamare l'inevitabile connessione tra la disciplina del patrimonio culturale e la disciplina del diritto d'autore. Questo è un tema che non può sfuggire quando si parla di riproduzione. Ora, in realtà la disciplina, le due discipline erano così collegate che quando furono pensati comunque i 50 anni, e sto parlando della soglia temporale che insieme alla morte dell'autore consente di considerare una cosa bene culturale, era stato fatto in una logica di continuità rispetto alla disciplina del diritto d'autore, che si esaurisce 50 anni dopo la morte dell'autore stesso. Quindi c'era una sorta di continuità tra le due discipline, finisce la disciplina del diritto d'autore, inizia la disciplina della tutela delle cose di interesse storico-artistico. Ora, questa continuità in realtà è venuta meno a un certo punto negli anni 90, quando la disciplina del diritto d'autore è stata innalzata alla soglia a 70 anni. È stata riequilibrata ora dall'ultimo intervento normativo, cioè lo stesso che ha consentito le libere foto, poi anche per archivi e biblioteche, cioè la legge sulla concorrenza, che ha portato di nuovo a 70 anni, o meglio, portato a 70 anni, la soglia temporale per quanto riguarda i beni culturali, quindi riallineando la disciplina. Ora, il tema però, e questo parlo ora secondo il diritto pubblico, perché il diritto privato, non esito a dirlo, è molto più avanti, non è che non fosse noto già negli anni del 39 o negli anni 50, cioè il tema è, una volta che lo Stato prende in carico queste opere,
e non c'è più il diritto d'autore. Poi si può discutere sul diritto morale, perché in teoria il Ministero per la Cultura Popolare, quindi il Ministero dei Beni Culturali, potrebbe esercitare il diritto morale. Ma lasciamo stare da parte il diritto d'autore. Ha il diritto di dire cosa si può riprodurre e cosa no, ed eventualmente nel chiedere qualcosa in cambio. Che diritto è? Lo giustifica il diritto fiscale, cosa che spesso viene richiamata perché comunque è demanio, perché comunque è proprietà dello Stato? Allora, leggo poche righe che Grisolia, per chi non lo sapesse, Mario Grisolia, estensore della legge del 1939 insieme a alla Santi Romano, la commissione presieduta da Santi Romano, aveva sostanzialmente lui come scrittore della legge 1989, era un funzionario del Ministero dei Beni Culturali, insegnava diritto dei beni culturali e scrisse quello che tuttora è uno dei testi più importanti di diritto delle cose d'arte. Risale al 1952 e scriveva, parlando di quanto vi ho appena descritto: ecco dunque un altro interessante settore caratterizzato dalla immaterialità della cosa, che sfugge alla corrente teorica dei beni pubblici, mentre è evidente che trattasi di beni con specifica pubblica destinazione. I suoi legami con il settore della tutela artistica sono incontestabili e ribadiscono la necessità di una revisione della tradizionale teoria della pubblicità dei beni. Questa revisione non c'è mai stata. Quindi capite bene questa seconda premessa, quanto pesa poi sulla disciplina della riproduzione in un momento in cui la tecnologia non era minimamente paragonabile a quella di oggi. Terza e ultima premessa è il e scusate, per chiudere il discorso sul diritto d'autore, poi vedo Mirko Modolo in platea, quindi sono costretto a citare archivi e biblioteche, cioè non sottovalutiamo quanto poi pesa, a seconda del tipo di bene, questo rapporto con il diritto d'autore. Quindi è chiaro che su beni archivistici e beni librari, che sono anch'essi beni culturali, il tema del diritto d'autore, che quindi attacca i contenuti, ve lo dirò tra poco, è particolarmente rilevante. Terza premessa, non poteva mancare il rapporto tra tutela e valorizzazione. Qui a me il forte ritardo che l'Italia ha avuto nel occuparsi di valorizzazione da un punto di vista legislativo, chiamandola, evocandola, nominandola, ma mai regolandola, ha portato, come spesso avviene, se non si interviene, se non si interviene, se non interviene, in interventi che poi arrivano tardi e spostati troppo in avanti. A cosa mi riferisco nella riproduzione? Che quando il legislatore ha immaginato di regolare la riproduzione dei beni culturali, e lo ha fatto a distanza di oltre 75-80 anni dalle norme che vi ho letto prima, lo ha fatto con la legge Ronchey, la celebre legge Ronchey sui servizi aggiuntivi del 1993, trattando della riproduzione come un servizio esternalizzabile sostanzialmente per fare cassa. Cioè, quindi ha saltato il percorso logico che dovrebbe essere tutela, fruizione, conoscenza, valorizzazione della conoscenza e valorizzazione economica che arriva alla fine, e saltando il passaggio è volato alla valorizzazione economica, e quindi la disciplina della riproduzione è diventata la disciplina dei canoni e delle tariffe. Così la troviamo oggi anche nel codice, dopo che il testo unico ha tentato un riequilibrio ponendola nella parte della fruizione, ma non a caso subito dopo questa norma è stato emanato il DM del 94 sulle tariffe della riproduzione, immaginando che fosse un Eldorado. Ora qui, e questo lo dirò anche alla fine, ahimè, secondo me mancano serie analisi economiche sulla reale potenzialità ereditariale del patrimonio. Io, per curiosità, prima di questo incontro ho chiesto a alcuni musei, alcuni ci sono dentro, gli Uffizi per esempio incassano quasi 500.000 euro da diritti di riproduzione l'anno, su un bilancio di 20 milioni. Ora, non è una cifra piccola, ma comincia a essere una cifra significativa. Poi ho guardato il Museo Egizio incassa zero, perché non applica canoni, perché essendo museo privato e concessionario non applica canoni, con una regola di copyright che è copyright cosiddetto 1, cioè l'obbligo di citare la fonte. Se andiamo nel mondo poi troviamo il Metropolitan Museum che usa il copyright 0, cioè non va neanche citato il MET, trovo un quadro del MET online, non mi piace la risoluzione, scrivo al MET, ah grazie, e mettono sul sito del MET per tutti la risoluzione alta. Quindi è chiaro che ci sono modelli diversi. Però adesso noi dobbiamo stare al quadro italiano. Allora, ed entro quindi in questa che è la parte centrale
dell'intervento, ma anche per ragioni di tempo mi limito a mettere in risalto gli aspetti principali, cioè quella dei limiti, delle opportunità della normativa. Mi riferisco ovviamente ai profili più strettamente di diritto amministrativo, diritto pubblico, quindi non parlo di diritto d'autore, della proprietà industriale, non parlerò dei profili organizzativi, qui mi limito a dire, poi negli interventi che ci hanno preceduto, qualcuno l'ha ricordato, negli ultimi anni il Ministero dei Beni Culturali ha tentato di mettersi al passo, per esempio istituendo un servizio di Digital Library per coordinare tutti i processi di digitalizzazione, per esempio creando i musei come istituzioni che sono i soggetti, i direttori dei musei, che devono poi negoziare eventuali operazioni di digitalizzazione o anche poi di scambio di diritti di riproduzione. Ma se ci riferiamo quindi agli aspetti normativi, qui noi abbiamo due plessi normativi importanti, che sono il codice dei beni culturali del paesaggio da un lato e le norme sul riutilizzo dei dati della pubblica amministrazione, in particolare quelli che derivano dalle direttive dell'Unione Europea, le cosiddette direttive PSI, Public Sector Information, che sono le direttive che regolano il riuso di dati che le pubbliche amministrazioni detengono. Quindi la parte del codice dei beni culturali si occupa della riproduzione dei beni vincolati e dà allo Stato il potere di autorizzare questa riproduzione e di chiedere in cambio il corrispettivo, salva la liberalizzazione che è stata fatta recentemente, di cui tra brevissimo dirò. La parte invece del riuso e dell'utilizzo si occupa non delle foto riprodotte dagli utenti o dai visitatori o dei dati prodotti da visitatori, utenti o privati, si tratta invece di qualcosa che l'amministrazione già ha e quindi della possibilità di dare e di condividere questi dati e di farli riusare da altri soggetti. Come vi ho anticipato prima, il principale tratto comune che abbiamo tra queste discipline è quello della distinzione tra usi commerciali e usi non commerciali, cioè entrambe queste discipline tagliano un confine a seconda che la riproduzione avvenga per un uso lucrativo o non lucrativo. Ora, devo dire che anche qui non si inventa nulla, perché, e questo è un dato, se vogliamo, una parola grossa, divertente, ma cioè, già nel 1913 per le riproduzioni fotografiche ci si pose il problema di dire: ma che succede se arrivano tante domande? Come le evadiamo? Non c'era ancora la semplificazione amministrativa, non c'erano gli strumenti di oggi, però si diceva che nel determinare l'ordine del turno si terrà conto della data della domanda, dando però la preferenza, indipendentemente dalla data stessa, a chi non esegua fotografie per scopo di commercio ma solo intento di studi, b, a chi, pur eseguendole per scopi di commercio, dichiari di obbligarsi a rinunciare ai diritti che possano competergli per la riproduzione con mezzi fotomeccanici dalle fotografie stesse, quando la riproduzione, indicando il nome del fotografo, sia fatta l'illustrazione del testo in pubblicazioni edite in Italia e utili alla pubblica cultura. Siamo nel 1913. Ora, questa linea di distinzione tra un conto è se la finalità è non lucrativa, di studio, di ricerca, di diffusione della cultura, un conto è se è di arricchimento o commerciale, è innata nella nostra disciplina. E non è che è qualcosa che riguarda solo l'Italia, perché 100 anni dopo, esattamente 100 anni dopo questa norma, l'Unione Europea, quando ha incluso musei, biblioteche e archivi nei soggetti prima esclusi dalle direttive su Public Sector Information, ha chiaramente distinto l'uso, se commerciale o non commerciale, dicendo che se l'uso è commerciale, addirittura musei, archivi e biblioteche possono chiedere un congruo utile per l'utilizzo che viene dato a livello commerciale. Allora, soltanto due esempi per farvi capire la complessità di queste discipline e poi mi avvio alla conclusione. Ho accennato prima che la disciplina del codice finalmente nel 2014 ha visto una liberalizzazione, cioè finalmente si può andare in un museo e scattare una foto senza dover chiedere autorizzazione a nessuno. Poi io dico finalmente, ma c'è chi dice che questo ha completamente trasformato la modalità di fruizione, che non c'è più la percezione dell'opera d'arte, perché la gente entra, fa la foto e se ne va e non rimane neanche ferma di fronte al quadro. Quindi ci sono pro e contro, però indubbiamente questa liberalizzazione è avvenuta. Quando il governo ha presentato il decreto legge,
In realtà aveva previsto la liberalizzazione per tutto, cioè compresi beni archivistici e beni librari. Se non che, arrivato in Parlamento il decreto legge, l'amministrazione, questo così l'amministrazione ha raccontato la parte politica, così è arrivato in Parlamento, si è dichiarata invasa, sommersa, da richieste di obbligare funzionari con i guanti a sfogliare incunaboli, manoscritti e poi lì a fare tutte le foto. Ora capite bene che la credibilità di questa operazione è molto limitata, però sostanzialmente l'amministrazione formalmente, cioè la direzione generale competente formalmente, ha chiesto che per ragioni varie, tra cui anche i rapporti contrattuali con le ditte che facevano le fotocopie, ci sarebbero ore e ore a parlare di questo, ha chiesto e ottenuto che il Parlamento, ascoltando questo, dicesse no, attenzione, beni archivistici e beni librari non possono essere come gli altri beni. Fatto questo, il governo ha provato a resistere, poi a fronte di un dibattito che stava diventando, scusate il termine, trash, cioè perché si parlava appunto di queste orde di funzionari che sfogliavano i manoscritti, sostanzialmente ha ceduto. Dopodiché è emersa la verità, e cioè che queste orde di funzionari non c'erano e che era molto più importante liberalizzare la possibilità di fare foto piuttosto a quelle di contenerla. E quindi ci sono voluti, grazie ai vari leader parlamentari, poi Mirko Modolo lo sa bene, tre anni, con una norma che vi assicuro è stata provata a essere messa in quasi ogni veicolo, legge di bilancio o altre, cioè cercando di violare qualsiasi principio di ammissibilità di norme o di emendamenti, ma alla fine nella legge concorrenza si è tornati al testo del 2014, cioè quindi avendo la possibilità per anche beni archivistici e beni librari di essere fotografati. Allora, vedo che devo chiudere, va bene, però insomma non mi vado a rubare tempo agli altri. Allora, rimango su questo elemento e così poi mi avvio alla conclusione, su questo elemento dell'uso commerciale o no. Cioè, a mio avviso ci sono diversi punti da considerare. Allora, primo, e l'ho già detto, cioè è comunque necessaria una seria valutazione economica per capire se c'è o no una convenienza nel mantenere allo Stato questo potere, perché c'è chi può dire no, lo Stato alla fine ha il dovere, se anche per usi commerciali è inutile che sta a controllare, anche perché il tema vero è come faccio a controllare una volta che la foto è uscita da Instagram, su Instagram, su social network, una volta che un privato l'ha messa, come faccio a preoccuparmi, a verificare che non venga usata per usi commerciali. Il secondo è che, e questo ahimè lo devo ripetere, non mi stancherò mai, l'amministrazione pubblica in realtà non è in grado attualmente di dialogare con i soggetti che più chiedono che ci sia questa liberalizzazione, cito Google per tutti. Cioè non è in grado, non ha gli stessi strumenti, non ha le stesse conoscenze, quindi questo è un aspetto che a mio avviso va considerato. Non può però giustificare atteggiamenti proprietari da parte, non dico dello Stato, ma dei dipendenti pubblici. Perché ahimè il settore dell'archeologia, mi spiace che lo sto citando così tanto, spero non se ne abbia male, un articolo recente di Mirko Modolo su questo fa vedere come nel settore dell'archeologia in realtà c'è stato un atteggiamento proprio di nascondere poi le informazioni da parte dell'amministrazione. Le sovrintendenze non hanno ancora riversato agli archivi dello Stato i loro archivi storici, cioè quindi uno non può consultarli come può con altri documenti. Quindi c'è comunque un tema che va superato, indipendentemente da uso commerciale o no. Terzo, e questo l'ho evocato prima, ma abbattere ogni barriera, anche quella commerciale, poi non può sollevare davvero problemi di tutela del decoro, cioè quindi di totale perdita di controllo dell'uso, dell'accostamento che una determinata opera può essere fatta o meno. Anche qui ci sono opinioni contrastanti. Quando nel 2006 il direttore del museo di Amsterdam, del Rijksmuseum, disse basta, io non chiederò più niente a nessuno e se i quadri di Van Gogh saranno usati da Hermès e saranno sui colli di tutte le donne di Francia, sarà solo pubblicità, quindi io non chiederò più niente a nessuno. C'è questa linea di pensiero, è la linea che sposa il museo Gizio in Italia. Altre ritengono che non sia corretto. E quarto e ultimo punto, non va sottovalutato l'immenso valore simbolico del patrimonio culturale e sul fatto che chi poi vuole guadagnare da questo lo sa. Vi cito un ultimo caso concreto, il sito uffizi.com,
che è gestito da Bagarini, non esito a definirli tali, è stato riassegnato dall'ICANN e poi dalla WIPO, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, agli Uffizi, che finalmente, grazie al fatto che sono nati gli Uffizi, hanno presentato il ricorso. Questo sito esiste dal 98, uffizi.com, soltanto nel 2015-16 lo Stato italiano ha cominciato a chiedere indietro questi siti, l'ha ottenuto riassegnato, ebbene la società che gestisce questo sito ha presentato ora ricorso di fronte al giudice americano, chiedendo che gli venga comunque mantenuto il sito uffizi.com per vendere i biglietti degli Uffizi, dicendo che il nome Uffizi in italiano vuol dire uffici e quindi non identifica nulla. Questa è la principale linea difensiva. Però non è detto che il giudice americano non dia ragione agli Uffizi. Chiudo allora dicendo che personalmente io sono a favore di una piena liberalizzazione. Cioè io sono a favore che ci sia una piena liberalizzazione, però da giurista non posso non considerare tutti i problemi che vi ho menzionato e riconoscere il fatto che il diritto pubblico, il diritto amministrativo è ai tempi di Crisolia, mentre il diritto privato, e gli scritti e gli studi di Giorgio Resta lo confermano, secondo me è molto più avanti nel discutere questo tipo di problematiche anche dal punto di vista teorico. E quindi concludo da dove siamo partiti e qui veramente chiudo, quali sono i tre problemi che ho prima ricordato che poi si riverberano nella disciplina che abbiamo esaminato. Allora, il primo è questo ritardo nel riconoscere e regolare l'enorme potenzialità della dimensione immateriale del bene culturale, cioè la disciplina è ancora troppo ancorata sulla coseità. Basta citare il ritardo nel recepire la Convenzione di Faro, che comunque ha posto dubbi sull'impatto, sulla disciplina del patrimonio culturale, per paura che diventasse troppo immateriale quello che da oltre un secolo è materiale. Vi è poi l'esigenza di coordinare meglio la disciplina del diritto d'autore con quella delle riproduzioni, e questo è un dubbio. Terzo e ultimo aspetto, è tutela e valorizzazione, c'è ahimè un ritardo nel riconoscere che la disciplina delle riproduzioni non è un tema solo di tutela, non può essere un tema solo di tutela, ma non può neanche essere solo un tema di valorizzazione economica, che è come poi il legislatore sostanzialmente l'ha trattato, ma deve essere un tema di promozione dello sviluppo della cultura. E quindi chiudo con la libertà di panorama, e fa abbastanza ridere, se vogliamo, perché si discute la libertà di panorama, cioè il fatto di poter scattare una foto a, poniamo, al Colosseo da lontano e quindi come lo vedo, lo posso fare poi a usi commerciali o no, si discute, ci sono sentenze, però il regolamento del 1913, lo stesso che cui vi ho distrutto in questi miei 25 minuti, ci diceva sulle riproduzioni che le riproduzioni fotografiche all'aperto di cose immobili o mobili esposte alla pubblica vista sono libere a tutti. Questo era il 1913. Grazie. Solo una parola sulla lentezza e l'infanzia che ha registrato l'italiano in tema di disciplina dei beni culturali. I ragazzi del corso della nostra attività formativa proprio sulla tutela giuridica del patrimonio culturale lo sanno, l'hanno potuto apprendere durante le nostre lezioni, le nostre capacità, dove ci sono voluti secoli per arrivare al 39 con la legge Rosati che ha citato il professore Casini, riprodotta poi in un testo unico del 99, così come era assieme alla legge che tutelava i beni paesaggistici, per poi arrivare al codice del 2004, quindi non fa in tempo il legislatore a entrare, a stare sul pezzo, che subito deve occuparsi di temi più moderni come quello della digitalizzazione con tutte le implicazioni che il professore Casini ci ha illustrato. Comunque adesso invece a proposito di visione privatistica cominciamo a entrare dentro a questa lezione leggermente differente, ma come dice il professore Casini più sul pezzo, più ragionata, e dando la parola al professor Resta, che è il nostro professore di ordinario di diritto privato comparato, che si è occupato in più occasioni di regolamentazione italiana delle piattaforme digitali, di tutela dei diritti fondamentali proprio nel contesto digitale, che quindi ci dà un'idea di quella che è appunto la prospettiva privatistica. Grazie davvero per l'invito, davvero un grande piacere poter discutere con tanti amici. La relazione di Lorenzo Casini ha già appunto toccato alcuni degli aspetti più importanti che sono oggi al centro del dibattito.
fa davvero grandissimo piacere, peraltro, poi poter discutere con Alberto Gambino, che è presidente dell'Associazione Italiana del Codice di Internet, di cui anche io faccio parte, e su questi temi abbiamo già avuto modo di confrontarci in passato. Ho preparato qualche slide per rendere più che altro una presentazione poco pesante data l'ora e ricca di immagini. Il tema del mio intervento è verso una privativa sulle immagini dei beni culturali e dico subito che mi occuperò soprattutto dei beni che sono liberamente visibili dall'esterno, quindi scorporo dalla mia attenzione tutto ciò che fa parte delle collezioni museali, archivistiche, eccetera, di cui anche si è parlato. Fondamentalmente devo dire che quello che ricordava Lorenzo Casini poco fa è vero, cioè è un trattare i pieni e i vuoti normativi, ovviamente, che sono a titolo del mio intervento, mi pare utile e necessario porre alcune premesse che sono il frutto della storia e dei caratteri della disciplina legislativa del patrimonio culturale, perché anticipo in parte le conclusioni, molti dei problemi applicativi che incontriamo ancora oggi nella disciplina della riproduzione del patrimonio culturale derivano, discendono direttamente da problemi più ampi che appartengono alla storia, all'evoluzione della normativa in questo settore. Quindi, dopo queste premesse, mi soffermerò sui limiti e le opportunità che la disciplina della riproduzione del patrimonio culturale presenta, con particolare riferimento alla distinzione tra usi commerciali e usi non commerciali, e come vedremo è un punto di contatto tra le diverse discipline in questa materia. Prima di iniziare però fugo subito il dubbio sulla domanda che è alla base del mio intervento, cioè riprodurre i beni culturali, punto interrogativo. Allora, dall'intervento che abbiamo sentito prima di Alessandro De Chirico, in realtà no, perché costa troppo, quindi è meglio tenere tutto com'è, ma scherzi a parte, la risposta in linea teorica comunque no, cioè se noi ragioniamo su quello che la scienza giuridica ha ricostruito in decenni di quello che è un bene culturale, il bene culturale è tale proprio perché irriproducibile, è un unicum, non può essere riprodotto, è questo che consente di vincolarlo e dichiararlo come bene culturale. Però, e qui vediamo un punto chiave su cui torneremo, la caratteristica di questo bene è quello di essere un nesso inscindibile tra un supporto materiale e un valore immateriale che il supporto trasmette. Ed è proprio per diffondere questo valore che esiste la riproduzione dei beni culturali, perché consente di trasmettere, far conoscere, diffondere. Pensate alla foto del Colosseo, pensate al fatto, non mi stancherò mai di dirlo, che il picco di visitatori al Colosseo a Roma si ha dopo l'uscita del film Gladiatore di Ridley Scott, questo che ha determinato il picco di visitatori al Colosseo a Roma. E quindi è inevitabile che la riproduzione, quindi la risposta è no se ragioniamo in termini di riprodurre il bene culturale in quanto tale, ma se parliamo di riproduzione del valore, di diffusione del valore, ovviamente sì. E vediamo allora quali premesse porre. Allora, sarebbero moltissime, mi limito a indicarne tre. Allora, la prima riguarda il predominio della materialità e della coseità che caratterizza la disciplina dei beni culturali, del patrimonio culturale in Italia, rispetto a quello che è il valore immateriale o la dimensione immateriale del patrimonio culturale. Basta leggere le norme del codice, quelle sui calchi e sulla riproduzione di originali, per capire quanto retaggio di questa disciplina ancora c'è. È vero che non è priva di spunti anche di materialità, mi riferisco alla tutela del decoro, che è un concetto giuridico indeterminato e che, facciamo un esempio concreto, è stato chiamato in causa quando 3-4 anni fa comparve una pubblicità che usava il Davide di Michelangelo con un mitra, e quindi lì, oltre al tema dell'uso commerciale autorizzato o non autorizzato, c'era anche il tema del decoro, e cioè se era rispettoso del decoro di un'opera d'arte come Davide di Michelangelo che fosse con un mitra in braccio, che era usato tra l'altro per una pubblicità di una società d'armi statunitense. Ma in ogni caso è evidente che questa normativa che abbiamo ancora oggi è pensata in termini materiali. Io mi limito a leggere
una norma del 1913, sto parlando di un regolamento attuativo della legge Rosati del 1909, che è del 1913, ma vi dico che alcune disposizioni sono in vigore ancora oggi, non questa che vi leggerò, ma questa che vi leggerò è stata in vigore fino agli anni 90. È in massima proibito di trarre calchi dagli originali di sculture e opere di rilievo in genere, siano in marmo o in bronzo, o in terracotta, o in legno, o in qualsiasi altra materia. Perché ve la leggo? Perché questo è l'esordio della parte sulla riproduzione. Quindi, come vedete, la preoccupazione del legislatore, in questo caso in atto delegato, era quella di impedire la riproduzione, perché l'impostazione era di una riproduzione fisica. Ora, il dato di per sé non stupisce, ma la cosa che sorprende è che se noi andiamo già alla legge 1089 del 39, della riproduzione sostanzialmente nulla si dice, se non riprodurre che è vietato di trarre calchi dalle originali di cose indicate all'articolo 1, che sono le cose di interesse storico artistico. Ma se prendiamo il codice dei beni culturali oggi, in quella che è la parte sulla riproduzione, dopo un laconico possono consentire la riproduzione, ritroviamo è di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi per contatto dalle originali di sculture, di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale che beni siano. E siamo nel 2004. Quindi gli esempi così ce ne sarebbero moltissimi, è evidente che qui c'è un, ahimè, ancora non adeguato aggiornamento della disciplina rispetto ad altre esigenze che richiameremo tra poco. Emerge anche però una preoccupazione che richiamerò alla fine, e che da queste disposizioni che sono incentrate sulla tutela, cioè la riproduzione è vista come una parte della tutela dei beni culturali, bisogna controllarla, bisogna limitarla, c'è anche il timore che si moltiplichino gli originali. Cioè il fatto che quindi possano aumentare opere che assomiglino troppo all'originale, quindi che si metta in discussione proprio quel principio di cui abbiamo detto prima, cioè dell'unicità del bene culturale appunto. Seconda premessa, qui dobbiamo richiamare l'inevitabile connessione tra la disciplina del patrimonio culturale e la disciplina del diritto d'autore. Questo è un tema che non può sfuggire quando si parla di riproduzione. Ora, in realtà la disciplina, le due discipline erano così collegate che quando furono pensati comunque i 50 anni, e sto parlando della soglia temporale che insieme alla morte dell'autore consente di considerare una cosa bene culturale, era stato fatto in una logica di continuità rispetto alla disciplina del diritto d'autore, che si esaurisce 50 anni dopo la morte dell'autore stesso. Quindi c'era una sorta di continuità tra le due discipline, finisce la disciplina del diritto d'autore, inizia la disciplina della tutela delle cose di interesse storico-artistico. Ora, questa continuità in realtà è venuta meno a un certo punto negli anni 90, quando la disciplina del diritto d'autore è stata innalzata alla soglia a 70 anni. È stata riequilibrata ora dall'ultimo intervento normativo, cioè lo stesso che ha consentito le libere foto, poi anche per archivi e biblioteche, cioè la legge sulla concorrenza, che ha portato di nuovo a 70 anni, o meglio, portato a 70 anni, la soglia temporale per quanto riguarda i beni culturali, quindi riallineando la disciplina. Ora, il tema però, e questo parlo ora secondo il diritto pubblico, perché il diritto privato, non esito a dirlo, è molto più avanti, non è che non fosse noto già negli anni del 39 o negli anni 50, cioè il tema è: una volta che lo Stato prende in carico queste opere e non c'è più il diritto d'autore, poi si può discutere sul diritto morale, perché in teoria il Ministero della Cultura Popolare, quindi il Ministero dei Beni Culturali, potrebbe esercitare il diritto morale, ma lasciamo stare da parte il diritto d'autore, ha il diritto di dire cosa si può riprodurre e cosa no, ed eventualmente nel chiedere qualcosa in cambio. Che diritto è? Lo giustifica il diritto fiscale, cosa che spesso viene richiamata perché comunque è demanio, perché comunque è proprietà dello Stato? Allora, leggo poche righe che Grisolia, per chi non lo sapesse, Mario Grisolia, estensore della legge del 1939 insieme a Santi Romano, la commissione presieduta da Santi Romano aveva sostanzialmente lui come scrittore della legge 1089, era un funzionario del Ministero dei Beni Culturali, insegnava diritto dei beni culturali e scrisse quello che tuttora è uno dei testi più importanti di diritto delle cose d'arte. Risale al 1952 e scriveva, parlando di quanto vi ho appena descritto: ecco dunque un altro interessante settore caratterizzato dalla immaterialità della cosa.
che sfugge alla corrente teorica dei beni pubblici, mentre è evidente che trattasi di beni con specifica pubblica destinazione. I suoi legami con il settore della tutela artistica sono incontestabili e ribadiscono la necessità di una revisione della tradizionale teoria della pubblicità dei beni. Questa revisione non c'è mai stata. Quindi capite bene questa seconda premessa, quanto pesa poi sulla disciplina della riproduzione in un momento in cui la tecnologia non era minimamente paragonabile a quella di oggi. Terza e ultima premessa. È il, e scusate, per chiudere il discorso sul diritto d'autore, poi vedo Mirko Modolo in platea, quindi sono costretto a citare archivi e biblioteche, cioè non sottovalutiamo quanto poi pesa, a seconda del tipo di bene, questo rapporto con il diritto d'autore. Quindi è chiaro che su beni archivistici e beni librari, che sono anch'essi beni culturali, il tema del diritto d'autore, che quindi attacca i contenuti, ve lo dirò tra poco, è particolarmente rilevante. Terza premessa, non poteva mancare il rapporto tra tutela e valorizzazione. Qui a me il forte ritardo che l'Italia ha avuto nel occuparsi di valorizzazione da un punto di vista legislativo, chiamandola, evocandola, nominandola, ma mai regolandola, ha portato, come spesso avviene, se non si interviene, se non si interviene, se non interviene, in interventi che poi arrivano tardi e spostati troppo in avanti. A cosa mi riferisco nella riproduzione? Che quando il legislatore ha immaginato di regolare la riproduzione dei beni culturali, e lo ha fatto a distanza di oltre 75-80 anni dalle norme che vi ho letto prima, lo ha fatto con la legge Ronchey, la celebre legge Ronchey sui servizi aggiuntivi del 1993, trattando della riproduzione come un servizio esternalizzabile sostanzialmente per fare cassa. Cioè, quindi ha saltato il percorso logico che dovrebbe essere tutela, fruizione, conoscenza, valorizzazione della conoscenza e valorizzazione economica che arriva alla fine, e saltando il passaggio è volato alla valorizzazione economica, e quindi la disciplina della riproduzione è diventata la disciplina dei canoni e delle tariffe. Così la troviamo oggi anche nel codice, dopo che il testo unico ha tentato un riequilibrio ponendola nella parte della fruizione, ma non a caso subito dopo questa norma è stato emanato il DM del 94 sulle tariffe della riproduzione, immaginando che fosse un Eldorado. Ora qui, e questo lo dirò anche alla fine, ahimè, secondo me mancano serie analisi economiche sulla reale potenzialità e l'interrata del patrimonio. Io, per curiosità, prima di questo incontro ho chiesto a alcuni musei, alcuni ci sono dentro, gli Uffizi per esempio incassano quasi 500.000 euro da diritti di riproduzione l'anno, su un bilancio di 20 milioni. Ora, non è una cifra piccola, ma comincia a essere una cifra significativa. Poi ho guardato il Museo Egizio incassa zero, perché non applica canoni, perché essendo museo privato e concessionario non applica canoni, con una regola di copyright che è copyright cosiddetto 1, cioè l'obbligo di citare la fonte. Se andiamo nel mondo poi troviamo il Metropolitan Museum che usa il copyright 0, cioè non va neanche citato il Met, trovo un quadro del Met online, non mi piace la risoluzione, scrivo al Met, ah grazie, e mettono sul sito del Met per tutti la risoluzione alta. Quindi è chiaro che ci sono modelli diversi. Però adesso noi dobbiamo stare al quadro italiano. Allora, ed entro quindi in questa che è la parte centrale dell'intervento, ma anche per ragioni di tempo mi limito a mettere in risalto gli aspetti principali, cioè quella dei limiti, delle opportunità della normativa. Mi riferisco ovviamente ai profili più strettamente di diritto amministrativo, diritto pubblico, quindi non parlo di diritto d'autore, della proprietà industriale. Non parlerò dei profili organizzativi, qui mi limito a dire, poi negli interventi che ci hanno preceduto qualcuno l'ha ricordato, negli ultimi anni il Ministero dei Beni Culturali ha tentato di mettersi al passo, per esempio istituendo un servizio di digital library per coordinare tutti i processi di digitalizzazione, per esempio creando i musei come istituzioni che sono i soggetti, i direttori dei musei, che devono poi negoziare eventuali operazioni di digitalizzazione o anche poi di scambio di diritti di riproduzione. Ma se ci riferiamo quindi agli aspetti normativi, qui noi abbiamo due plessi normativi importanti, che sono il codice dei beni culturali del paesaggio da un lato e le norme sul riutilizzo dei dati della pubblica amministrazione
in particolare quelli che derivano dalle direttive dell'Unione Europea, le cosiddette direttive PSI, Public Sector Information, che sono le direttive che regolano il riuso di dati che le pubbliche amministrazioni detengono. Quindi la parte del codice dei beni culturali si occupa della riproduzione dei beni vincolati e dà allo Stato il potere di autorizzare questa riproduzione e di chiedere in cambio il corrispettivo, salva la liberalizzazione che è stata fatta recentemente, di cui tra brevissimo dirò. La parte invece del riuso e dell'utilizzo si occupa non delle foto riprodotte dagli utenti o dai visitatori o dei dati prodotti da visitatori, utenti o privati, si tratta invece di qualcosa che l'amministrazione già ha e quindi della possibilità di dare e di condividere questi dati e di farli riusare da altri soggetti. Come vi ho anticipato prima, il principale tratto comune che abbiamo tra queste discipline è quello della distinzione tra usi commerciali e usi non commerciali, cioè entrambe queste discipline tagliano un confine a seconda che la riproduzione avvenga per un uso lucrativo o non lucrativo. Ora, devo dire che anche qui non si inventa nulla, perché, e questo è un dato, se vogliamo, una parola grossa, divertente, ma cioè, già nel 1913 per le riproduzioni fotografiche ci si pose il problema di dire: ma che succede se arrivano tante domande? Come le evadiamo? Non c'era ancora la semplificazione amministrativa, non c'erano gli strumenti di oggi, però si diceva che nel determinare l'ordine del turno si terrà conto della data della domanda, dando però la preferenza, indipendentemente dalla data stessa, a chi non esegua fotografie per scopo di commercio ma solo intento di studi, b, a chi, pur eseguendole per scopi di commercio, dichiari di obbligarsi a rinunciare ai diritti che possano competergli per la riproduzione con mezzi fotomeccanici dalle fotografie stesse, quando la riproduzione, indicando il nome del fotografo, sia fatta l'illustrazione del testo in pubblicazioni edite in Italia e utili alla pubblica cultura. Siamo nel 1913. Ora, questa linea di distinzione tra un conto è se la finalità è non lucrativa, di studio, di ricerca, di diffusione della cultura, un conto è se è di arricchimento o commerciale, è innata nella nostra disciplina. E non è che è qualcosa che riguarda solo l'Italia, perché 100 anni dopo, esattamente 100 anni dopo questa norma, l'Unione Europea, quando ha incluso musei, biblioteche e archivi nei soggetti prima esclusi dalle direttive su Public Sector Information, ha chiaramente distinto l'uso, se commerciale o non commerciale, dicendo che se l'uso è commerciale, addirittura musei, archivi e biblioteche possono chiedere un congruo utile per l'utilizzo che viene dato a livello commerciale. Allora, soltanto due esempi per farvi capire la complessità di queste discipline e poi mi avvio alla conclusione. Ho accennato prima che la disciplina del codice finalmente nel 2014 ha visto una liberalizzazione, cioè finalmente si può andare in un museo e scattare una foto senza dover chiedere autorizzazione a nessuno. Poi io dico finalmente, ma c'è chi dice che questo ha completamente trasformato la modalità di fruizione, che non c'è più la percezione dell'opera d'arte, perché la gente entra, fa la foto e se ne va e non rimane neanche ferma di fronte al quadro. Quindi ci sono pro e contro, però indubbiamente questa liberalizzazione è avvenuta. Quando il governo ha presentato il decreto legge, in realtà aveva previsto la liberalizzazione per tutto, cioè compresi beni archivistici e beni librari. Se non che, arrivato in Parlamento il decreto legge, l'amministrazione, questo così l'amministrazione ha raccontato la parte politica, così è arrivato in Parlamento, si è dichiarata invasa, sommersa, da richieste di obbligare funzionari con i guanti a sfogliare incunaboli, manoscritti e poi lì a fare tutte le foto. Ora capite bene che la credibilità di questa operazione è molto limitata, però sostanzialmente l'amministrazione formalmente, cioè la direzione generale competente formalmente, ha chiesto che per ragioni varie, tra cui anche i rapporti contrattuali con le ditte che facevano le fotocopie, ci sarebbero ore e ore a parlare di questo, ha chiesto e ottenuto che il Parlamento, ascoltando questo, dicesse: no, attenzione, beni archivistici e beni librari non possono essere come gli altri beni.
fatto questo, il governo ha provato a resistere, poi a fronte di un dibattito che diciamo stava diventando, scusate il termine, trash, cioè perché si parlava appunto di queste orde di funzionari che sfogliavano i manoscritti, sostanzialmente ha ceduto. Dopodiché è emersa la verità, e cioè che queste orde di funzionari non c'erano e che era molto più importante liberalizzare la possibilità di fare foto piuttosto a quelle di contenerla. E quindi ci sono voluti, grazie ai vari leader parlamentari, poi mi incomodo, non lo sa bene, tre anni, con una norma che vi assicuro è stata provata a essere messa in quasi ogni veicolo, legge di bilancio o altre, cioè cercando di violare qualsiasi principio di ammissibilità di norme o di emendamenti, ma alla fine nella legge concorrenza si è tornati al testo del 2014, cioè quindi avendo la possibilità per anche beni archivistici e beni librari di essere fotografati. Allora, vedo che devo chiudere, va bene, però insomma non mi va di rubare tempo agli altri. Allora, rimango su questo elemento del, e così poi mi avvio alla conclusione, su questo elemento dell'uso commerciale o no. Cioè, a mio avviso ci sono diversi punti da considerare. Allora, primo, e l'ho già detto, cioè è comunque necessaria una seria valutazione economica per capire se c'è o no una convenienza nel mantenere allo Stato questo potere, perché c'è chi può dire no, lo Stato alla fine ha il dovere, se anche per usi commerciali è inutile che sta a controllare, anche perché il tema vero è come faccio a controllare una volta che la foto è uscita da Instagram, su Instagram, su social network, una volta che un privato l'ha messa, come faccio a preoccuparmi, a verificare che non venga usata per usi commerciali. Il secondo è che, e questo ahimè lo devo ripetere, non mi stancherò mai, l'amministrazione pubblica in realtà non è in grado attualmente di dialogare con i soggetti che più chiedono che ci sia questa liberalizzazione, cito Google per tutti, cioè non è in grado, non ha gli stessi strumenti, non ha le stesse conoscenze, quindi questo è un aspetto che a mio avviso va considerato. Non può però giustificare atteggiamenti proprietari da parte, non dico dello Stato, ma dei dipendenti pubblici. Perché ahimè il settore dell'archeologia, mi spiace che lo sto citando così tanto, spero non se ne abbia male, un articolo recente di Mirko Modolo su questo fa vedere come nel settore dell'archeologia in realtà c'è stato un atteggiamento proprio di nascondere poi le informazioni da parte dell'amministrazione. Le sovrintendenze non hanno ancora riversato agli archivi dello Stato i loro archivi storici, cioè quindi uno non può consultarli come può con altri documenti. Quindi c'è comunque un tema che va superato, indipendentemente da uso commerciale o no. Terzo, e questo l'ho evocato prima, ma abbattere ogni barriera, anche quella commerciale, poi non può sollevare davvero problemi di tutela del decoro, cioè quindi di totale perdita di controllo dell'uso, dell'accostamento che una determinata opera può essere fatta o meno. Anche qui ci sono opinioni contrastanti. Quando nel 2006 il direttore del museo di Amsterdam, del Rijksmuseum, disse basta, io non chiederò più niente a nessuno, e se i quadri di Van Gogh saranno usati da Hermès e sarà sui colli di tutte le donne di Francia, sarà solo pubblicità, quindi io non chiederò più niente a nessuno. C'è questa linea di pensiero, è la linea che sposa il museo Egizio in Italia. Altre ritengono che non sia corretto. E quarto e ultimo punto, non va sottovalutato l'immenso valore simbolico del patrimonio culturale e sul fatto che chi poi vuole guadagnare da questo lo sa. Vi cito un ultimo caso concreto, il sito uffizi.com, che è gestito da Bagarini, non esito a definire l'Italia, è stato riassegnato dall'ICAN e poi dalla WIPO, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, agli Uffizi, che finalmente, grazie al fatto che sono nati gli Uffizi, hanno presentato il ricorso. Questo sito esiste dal 98, uffizi.com, soltanto nel 2015-16 lo Stato italiano ha cominciato a chiedere indietro questi siti, l'ha ottenuto riassegnato, ebbene la società che gestisce questo sito ha presentato ora il ricorso di fronte al giudice americano, chiedendo che gli venga comunque mantenuto il sito uffizi.com per vendere i biglietti degli Uffizi, dicendo che il nome Uffizi in italiano vuol dire uffici e quindi non identifica nulla. Questa è la principale linea difensiva. Però non è detto che il giudice americano non dia ragione agli Uffizi. Chiudo allora dicendo che personalmente io sono a favore di una piena liberalizzazione. Cioè io sono a favore che ci sia una piena liberalizzazione, però da giurista non posso non considerare tutti i problemi
che vi ho menzionato, e riconoscere il fatto che il diritto pubblico, il diritto amministrativo, è ai tempi di Crisolia, mentre il diritto privato, e gli scritti e gli studi di Giorgio Resta lo confermano, secondo me è molto più avanti nel discutere questo tipo di problematiche anche dal punto di vista teorico. E quindi concludo da dove siamo partiti, e qui veramente chiudo, quali sono i tre problemi che ho prima ricordato che poi si riverberano nella disciplina che abbiamo esaminato. Allora, il primo è questo ritardo nel riconoscere e regolare l'enorme potenzialità della dimensione immateriale del bene culturale, cioè la disciplina è ancora troppo ancorata sulla coseità. Basta citare il ritardo nel recepire la Convenzione di Faro, che comunque ha posto dubbi sull'impatto, sulla disciplina del patrimonio culturale, per paura che diventasse troppo immateriale quello che da oltre un secolo è materiale. Vi è poi l'esigenza di coordinare meglio la disciplina del diritto d'autore con quella delle riproduzioni, e questo è un dubbio. Terzo e ultimo aspetto, tutela e valorizzazione, c'è ahimè un ritardo nel riconoscere che la disciplina delle riproduzioni non è un tema solo di tutela, non può essere un tema solo di tutela, ma non può neanche essere solo un tema di valorizzazione economica, che è come poi il legislatore sostanzialmente l'ha trattato, ma deve essere un tema di promozione dello sviluppo della cultura. E quindi chiudo con la libertà di panorama, e a far abbastanza ridere, se vogliamo, perché si discute la libertà di panorama, cioè il fatto di poter scattare una foto a, poniamo, al Colosseo da lontano, e quindi come lo vedo, lo posso fare poi a usi commerciali o no, si discute, ci sono sentenze, però il regolamento del 1913, lo stesso che cui vi ho distrutto in questi miei 25 minuti, ci diceva sulle riproduzioni che le riproduzioni fotografiche all'aperto di cose immobili o mobili esposte alla pubblica vista sono libere a tutti. Questo era il 1913. Grazie. Solo una parola sulla lentezza e l'infanzia che ha manifestato l'italiano in tema di disciplina dei beni culturali. I ragazzi del corso della nostra attività formativa proprio sulla tutela giuridica del patrimonio culturale lo sanno, l'hanno potuto apprendere durante le nostre lezioni, le nostre capacità, dove ci sono voluti secoli per arrivare al 39 con la legge Rosati che ha citato professore Casini, riprodotta poi in un testo unico del 99, così come era assieme alla legge che tutelava i beni paesaggistici, per poi arrivare al codice del 2004, quindi non fa in tempo il legislatore a entrare, a stare sul pezzo, che subito deve occuparsi di temi più moderni come quello della digitalizzazione con tutte le implicazioni che il professore Casini ci ha illustrato. Comunque adesso invece a proposito di visione privatistica cominciamo a entrare dentro a questa, diciamo, lezione totalmente differente, ma come dice il professore Casini più sul pezzo, più ragionata, e dando la parola al professor Resta, che è il nostro professore di ordinario di diritto privato comparato, che si è occupato in più occasioni di regolamentazione italiana delle piattaforme digitali, di tutela dei diritti fondamentali proprio nel contesto digitale, che quindi ci dà un'idea di quella che è appunto la prospettiva privatistica. Grazie davvero per l'invito, è davvero un grande piacere poter discutere con tanti amici. La relazione di Lorenzo Casini ha già appunto toccato alcuni degli aspetti più importanti che sono oggi al centro del dibattito, mi fa davvero grandissimo piacere peraltro poi poter discutere con Alberto Gambino, che è presidente dell'Associazione Italiana del Codice di Internet, di cui io faccio parte, e su questi temi abbiamo già avuto modo di confrontarci in passato. Ho preparato qualche slide per rendere più che altro una presentazione poco pesante data l'ora e ricca di immagini. Il tema del mio intervento è verso una privativa sull'immagine dei beni culturali, e dico subito che mi occuperò soprattutto dei beni che sono liberamente visibili dall'esterno, quindi scorporo dalla mia attenzione tutto ciò che fa parte delle collezioni museali, archivistiche, eccetera, di cui anche si è parlato. Fondamentalmente devo dire che quello che ricordava Lorenzo Casini poco fa è vero, cioè è un